La beffa della carta sconto carburante. Il prezzo della benzina sta schizzando alle stelle, ma ancora almeno per un mese e mezzo lo sconto regionale che parifica il costo tra Italia e Svizzera non potrà essere applicato e i benzinai comaschi temono che riprenda il pendolarismo del pieno verso il Canton Ticino. Prezzo della benzina a nuovi record, si avvicina a 1,6 euro, titola oggi Il Sole 24 Ore. Un trend che rischia di spingere i comaschi a fare il pieno oltre confine. Nonostante le restrizioni anti-Covid, al momento per rientrare in Italia bisogna avere un tampone negativo risalente alle ultime 48 ore. Lo sconto benzina per le fasce di confine infatti è stato sospeso e non verrà reintrodotto prima di luglio. A spiegare il motivo è Daniela Maroni, rappresentante provinciale dei gestori di stazioni di servizio. Il meccanismo della carta sconto, dice, è regolato da una legge. Ogni tre mesi l'ambasciata italiana in Svizzera confronta i prezzi dei carburanti nei due paesi con una media ponderata in base alla quale si modula lo sconto. A marzo il prezzo si era allineato, quindi lo sconto era stato sospeso. Ma ora la situazione è cambiata. Il prossimo monitoraggio, continua Maroni, è previsto per il 30 giugno, quindi prima di quella data comunque non cambierà nulla. Per noi è un grosso problema, conclude la rappresentante dei gestori delle stazioni di servizio, perché si rischia di tornare al pendolarismo del pieno. Uno svantaggio per i gestori, ma anche per l'economia italiana, perché sono mancati introiti di IVA e di accise.